con grande gioia, con grande senso anche però di responsabilità. Non è facile il lavoro che ci aspetta, dico ci aspetta perché naturalmente è un lavoro che tocca a tutti, all'amministrazione, alla nuova amministrazione, a chi mi ha voluto in questo posto prestigioso, e deve lavorare, dobbiamo collaborare tutti assieme. Naturalmente ci sarà una linea e bisogna rispettarla, come avviene in tutti i teatri d'Italia. Quando c'è un direttore artistico si dà fiducia a un direttore artistico, che naturalmente deve avere un senso sociale di quello che sarà il lavoro da svolgere. Anche dico sociale perché qui a Foggia, una città avendo avuto un teatro chiuso per tanti anni, adesso riaprirlo bisogna lavorare tanto sodo. E aggiungo una parola che mi ha sempre accompagnato in questi anni con tanta umiltà, perché senza credersi niente più di tanto, perché ogni volta è una prova, anche questo teatro mi metterà alla prova e spero di essere all'altezza. Il secondo teatro costruito nel Mezzogiorno dopo il San Carlo di Napoli, in un momento naturalmente ormai con diversi anni di difficoltà per tutto il mondo artistico e soprattutto per il teatro. Da dove si parte per riaprire dopo 7 anni un teatro con una storia così prestigiosa? Ma lei c'era mai stato qui come attore? Sì. 2 o 3 volte credo. C'è anche qualche testimone, già qualche spettatore appunto che ha vissuto questo teatro dalla tenera infanzia, cioè cittadini di Foggia che mi hanno ricordato alcune performance all'interno di questo teatro. Noi partiamo da un dato sicuro, cioè che questo teatro è uno dei teatri della regione Puglia, e il teatro regionale pugliese ha ottenuto dei risultati negli ultimi anni, pare a detta di tutti gli operatori teatrali d'Italia, dei risultati prestigiosi. E allora quegli stessi risultati che questo ente ha avuto appunto a Bari, a Lecce, a Taranto, dovrà portarli a Barletta, al Corcino. Dovrà portarli qua, per cui noi partiamo da una base certa che il pubblico di Foggia dovrà avere gli stessi spettacoli del Petruzzelli, come minimo, perché non devono più andare né a Napoli e né al Petruzzelli, i foggiani, per vedere uno spettacolo teatrale di importanza nazionale. E il suo sogno qual è? Quale spettacolo? Gli spettacoli più prestigiosi. L'anno scorso ho visto un bellissimo spettacolo Arlecchino Servitore con Di Favino, Servo per due, con Favino, che è un nome internazionale, anche cinematograficamente parlando, tra l'altro di origine della provincia candelese, per cui sarebbe bello vederlo qua sul palcoscenico. Credo che il teatro regionale pugliese sta, attraverso la figura di Carmelo Grassi, sta proprio lavorando in questa direzione. Oggi il pubblico cosa chiede quando compra un biglietto, entra in teatro e attende che il sipario si apra? Prima di tutto la qualità. Poi se riusciamo ad abbinare alla qualità anche un nome che sia riconosciuto a livello nazionale, cioè dagli altri grandi teatri che ospitano appunto, come il Piccolo Teatro di Milano, il Regio di Torino, il Carignano di Torino, noi dobbiamo essere consapevoli che quel pubblico, cioè il pubblico di Foggia soprattutto, sarà cosciente di essere, all'interno di un puzzle dei grandi teatri italiani. Questo è lo sforzo che chiederemo al Teatro Regionale Pugliese e spero che ci daranno una mano.